Dobbiamo iniziare con gli eventi nella regione di Kursk. Come sapete, il regime di Kiev ha intrapreso un'altra grande provocazione. Conduce una sparatoria indiscriminata da diversi tipi di armi, inclusi missili, contro edifici civili, case, ambulanze. Subito dopo la nostra riunione avrò incontro con i vertici delle forze dell'ordine, del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore. Riguardo alla direzione del Servizio Federale di Sicurezza lungo il confine. E ascolterò un altro rapporto dei colleghi su ciò che sta accadendo nella regione di Kursk. Vorrei però dire che, a seguito della mia conversazione con i governatori ad interim della regione di Kursk, sono stati impartiti ordini a diversi dipartimenti civili per fornire l'assistenza necessaria ai residenti della regione. E chiedo anche al governo di occuparsene senza indugio. Chiedo al primo vicepresidente del Consiglio dei Ministri della Federazione Russa, Denis Valentinovich Manturov, di coordinare questo lavoro nella fase iniziale. Secondo il Ministero della Difesa russo, unità delle forze armate dell'Ucraina hanno tentato di sfondare il territorio russo. Si segnala che durante la notte unità delle forze armate della Federazione Russa, insieme agli organi di frontiera dell'FSB russo, hanno continuato a distruggere le formazioni armate delle forze armate dell'Ucraina nelle aree della regione di Kursk, direttamente adiacenti al confine russo-ucraino, con colpi dell'aviazione, delle forze missilistiche, del fuoco dell'artiglieria e con azioni attive delle unità del gruppo di truppe nella direzione di Kursk. Non è stato permesso l'avanzamento delle unità delle forze armate dell'Ucraina nel territorio della Federazione Russa. Le riserve delle forze armate dell'Ucraina sono state colpite nei pressi di Bazovka, Zuravka, Yunakovka, Belovodi, Kianitsa, Korchakovka, Novaya Sek, Pavlovka, Gorodishke nella regione di Sumy. Le perdite riportate ammontano a 260 militanti e 50 veicoli blindati. Sono stati distrutti anche due sistemi Buk M1 e una stazione di guerra elettronica. L'operazione di distruzione delle forze ucraine continua. Buongiorno, cari colleghi. Chiedo di aggiornarmi sulla situazione attuale nella regione di Kursk nei vostri ministeri. Il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate è attualmente in uno dei punti di comando operativo tramite videoconferenza. Poi Sergei Kuzhegedovich riferirà sui risultati del suo viaggio in Iran e in Azerbaijan. Prego, Oleg Alexeyevich. Compagno Comandante Supremo, alle 5.30 del 6 agosto, unità delle forze armate ucraine, fino a 1.000 uomini, sono passate all'offensiva per catturare un'area della regione di Suzansky, nella regione di Kursk. Le azioni delle unità di difesa dei confini statali, insieme ai guardie di frontiera e alle unità di rinforzo, gli attacchi dell'aviazione, delle forze missilistiche e il fuoco dell'artiglieria hanno fermato l'avanzata del nemico in profondità nel territorio direzione Kursk. Attualmente l'unità del gruppo Sever, insieme agli organi di frontiera dell'FSB della Russia, continua a distruggere il nemico nelle aree immediatamente adiacenti al confine russo-ucraino. Le perdite del nemico ammontano a 315 uomini, di cui almeno 100 uccisi e 215 feriti. Sono stati distrutti 54 mezzi blindati, tra cui 7 carri armati. L'operazione sarà completata con la sconfitta del nemico e il raggiungimento del confine statale. Relazione terminata. I propagandisti russi affermano che le truppe ucraine, che il giorno prima avevano attraversato il confine russo e sono entrate nella regione di Kursk, stanno avanzando e fortificandosi lì. E sembra che abbiano già occupato diversi insediamenti, compresa la città di Suzza. Nessuna fonte ufficiale ucraina ha commentato finora gli eventi nell'area. Quindi la situazione è nota esclusivamente da fonti russe, sia ufficiali che dai canali Telegram e dai gruppi locali. All'inizio i russi segnalavano in massa o dei DRG ucraini o dei DRG ucraini o di una vera e propria offensiva su Kursk da parte dell'Ucraina. Dopo ciò hanno iniziato a diffondersi in rete immagini di coscritti russi prigionieri al confine, elicotteri russi distrutti e dichiarazioni paniche dei blogger russi. E il governo federale ha promesso di stanziare circa 2 miliardi di rubli per il trasferimento delle persone dalla regione di Kursk. I nostri giornalisti hanno raccolto tutte le informazioni nel prossimo servizio. Guardate.
la testa, immagina, volavano, ronzavano. E quello brucia così. Persino i vigili del fuoco arrivano. Capito? Così è iniziata la mattina di ieri per i residenti di Kursk, come li chiamano gli stessi russi, cioè gli abitanti della regione di Kursk. Sotto i bombardamenti è finito il distretto di Suzansky, al confine con l'Ucraina. Ma sono arrivato a tagliare il prato. Appena arrivato, altrimenti... Poco dopo, il silenzio dei propagandisti russi è stato interrotto dalla loro comunicazione di un DRG ucraino, che presumibilmente ha attraversato il territorio della regione. Persino il Ministero della Difesa russo si è affrettato a dichiarare che il nemico sarebbe stato respinto con successo oltre confine. Tuttavia, più tardi, queste informazioni sono state rimosse da tutti i comunicati militari. Al momento, l'installazione... Al confine la tensione è alta, ci sono combattimenti in corso. La popolazione, lasciando aree prioritarie, se la incontriamo. Nel tempo, la leadership militare russa ha riferito che truppe ucraine, fino a 300 uomini, usando 11 carri armati e più di 20 veicoli blindati, avrebbero attaccato le unità russe nella zona di confine e ha aggiunto che riserve sono già state inviate lì per il rinforzo. Ma i dati sul numero di soldati ucraini crescono costantemente. Nonostante ciò, l'evacuazione dai distretti di confine è stata organizzata male dalle autorità locali, si lamentano i residenti. Le persone devono lasciare le aree sotto bombardamento con i propri mezzi. Se ne sono andati. La nonna, ad esempio, a 87 anni non è partita. Nikolaeva Darina molte volte non è partita affatto con la gente. Diversi insediamenti. E già a mezzogiorno, secondo gli occupanti, la zona grigia si era ulteriormente espansa. La situazione è tesa. Aspettiamo gli elicotteri. E questo video è stato diffuso in rete con la didascalia «Le reclute russe al confine aspettano gli elicotteri». In verità, se aspettavano i loro elicotteri, alcuni di loro certamente non partiranno. Prima hanno caricato la foto di un elicottero d'attacco russo Ka-52 abbattuto, di un elicottero in fiamme nel campo. Poi è emerso un video di un'operazione speciale ucraina. Un drone FPV in volo ha abbattuto un elicottero russo Mi-28. Abbiamo confermato il successo dell'operazione con le nostre fonti informate. Alla fine, la sfortuna ha colpito anche le reclute stesse, che sono state catturate. Catturato dall'esercito ucraino mentre attraversava il confine russo? Contrattista o leva? No, leva. Ti hanno portato al confine? Ci mandano tutti, sorvegliano. Non c'è bisogno di altro? Tipo, per non farli sfuggire. In realtà non è così. È andata male? Sì. All'inizio tutto andò male. Un altro prigioniero di leva dice era già da tempo che chiedevano di portarli via dal confine, ma al loro comando non importava. Dicevano solo che i coscritti non dovevano stare al confine. Portateci via, non ci hanno considerato. Muoiono così, muoiono. Nei gruppi di chat locali del distretto di Suzansky, nella regione di Kursk, sono già iniziate ad apparire segnalazioni secondo cui la città di Suzza, che dista 10 km dal confine, è stata consegnata dai russi senza combattere. Per la cronaca, la città di Suzza è cosacca, un tempo parte del reggimento cosacco di Sumsk. La parte ucraina ufficialmente non comunica cosa sta succedendo nella regione di Kursk. Alina Matvejchuk durante la maratona sul canale televisivo Frida.